eravamo stati divertiti, era capitato. Agostino! Ah, ciao Agostino, sei venuto per la partita di calcetto? Sì, vuoi aprire per favore? Grazie. Oddio, nessuno mi salta addosso. È scesa Alessia con Pados. Che si dice? Sto bene. Sto. Infatti è un portiere. E te posso scroccare un bicchiere d'acqua? Una Coca Zero? Un piatto di pasta? Allora, sei il padrone. Se. Allora, ti posso offrire. Per il generale. Perfetto, grazie. Okay. Poi c'ho. Questo è per la colite. Che cosa hai mangiato a pranzo? Riso in bianco, 180 grammi di riso, petto di pollo poco, perché comunque la settimana dello scarico ho fatto più proteine. Alzate le proteine, no? Quindi mo sta più tranquillo. Ho mangiato comunque tutti i carboidrati semplici, di riso certo. Bianco, rimango così perché sono abituato a fare, cioè non è che... Beh, ti ha dato Lampredi, no? Tutto Lampredi, certo. Lo spuntino, colazione, tutto quanto. Poi stamattina ho fatto una bella passeggiata come risveglio muscolare e poi ho fatto proprio 5 minuti di un lavoro che mi hanno dato i Raini, proprio per tipo 5 muscoli, secondi diciamo. Di lavoro, 10 di recupero. 5 secondi di recupero. Quando sei andato? Un palestra? No, dove? Qua. Ah, qua proprio. Questa è la conchiglia. Ah, è vero, quella è farà. Ma che ti serve? Niente, però è per regolamento, capito? Guarda le organizzazioni serie, capito? I passi come so. Madonna. Cioè, con tutto, con Dazon. E il mio non sta a proposito. Voglio vedere la faccia mia. Ah, ma te vieni quindi al match. Aspetta, oh no, aspetta un attimo. Ma stasera c'è la Salernitana che gioca, mi sa. No, davvero, mi sei un posto. Patos. Aspetta, se no mi sposta. Eccolo, allora devi mangiare quello che ha la telecamera. Mangialo. Che apprezzo tanto l'affetto delle persone, no? Però ogni tanto fanno delle richieste incredibili. Ma come fai, non vale in cazzo? Scannalo, vai! Niente. Lo sponsor, guarda tutto. Sponsor e poi. No, no, aspetta, poi. Perché siamo carichi, siamo pronti alla guerra. Guarda, sì, ma non si legge, cioè, è una marchetta umana. Ho capito, ero tutto tirato, sono tutto muscoloso. Okay, se legge. Come? È una marchetta, tutta una marchetta. Qui con l'alluminio, perché adesso prima del match noi ci fumiamo la bottiglia. La plastica, la pellicola, ah, scusa. Beh, se ho detto alluminio. La plastica è che ci fumiamo la bottiglia noi adesso prima del match. Dai, per fare una vera marchetta dovevi 120, link in descrizione. Vedi, non sai cosa. Arriviamo. Adesso mi spoglio pure. Ecco qua. Tiè, guarda qua. Che fregnezza, 120 link in descrizione, dai. Alessia, ragazzi, è una santa che mi supporta psicologicamente. Poi magari mi sostiene, mi dice guarda, allora Lampredi dobbiamo mangiare questo, quindi gliela manda a me e gliela manda a lei, così lei mi aiuta a ricordarmi tutto. Guarda, devi prendere 60 grammi di questo, quindi mi dà un bel supporto, sia emotivo, mentale, sia pratico proprio. È una grande, infatti. Mo mia nostra figlia stanotte è rimasta a dormire da mia madre, in modo tale che insomma non rischiamo. Ma avevi detto sta cosa? Metti che stanotte avesse deciso di piangere in faccia a dormire, non era il caso. E quindi mo perché così stiamo un po' più stiamo tranquilli. Ci manca tanto, però. Ieri si è vista sul video del taglio, stupendo. Eh sì. Matti, quale preferisci da bere? Ma sta ancora a riprendere? Ma no, adesso! Mutande e calzini di riserva. Olè. Conchiglia, nonché parapalle. Guardate, questa va troppo ridere. Questa qua me la consiglio. Cioè, ovviamente da prassi tutti hanno il pass. E quindi c'ho il pass e io. Cioè, quindi il pass che capito? C'ho. Perché sennò te fanno entrare. No, però fighissima sta cosa. Olio Thai. Olio per preparare i muscoli ai traumi e riscaldarsi. Poi
paradenti che io adesso con l'uttorio rinfresco. Questo sta qua da un match con Versace, ovviamente non è vero, lo uso sempre. Quindi lo tengo che questo qua sta di menta, in modo tale che qua c'è ancora postumi dei bibitoni di ieri. La pellicola, perché io che tiro un sacco di calci, mi metterò una crema che per riscaldare bene le tibie e la avvolgerò poi con la pellicola. Pantaloncini da combattimento. Ragazzi, diciamo che sono uno dei pochi che combatte con la... perché tutti combattono nel K1 con... ma infatti perché lunghi? Perché nacque per un discorso di sponsor. Così c'entrano più sponsor. Sì, diciamo che adesso col fatto che sono aumentate la quantità di... cioè, sono diminuite le quantità perché è aumentata la qualità. Okay. E quindi tutti mi hanno chiesto, insomma, volevano più spazio, quindi ho fatto doppio spazio grosso. Okay. E niente, però è cioè secondo me è figo. Poi mi vedrete indossarlo, insomma. Nastri li porto sempre più, questi c'erano pure i raini, però me lo porto. Perché 800 nastri, vabbè. Vabbè, sempre è sempre una cosa in più, certo, cazzo, sempre meglio in più. Casca nell'olio. In realtà io ti dico così, ma sono uguale a te. cose, poi una asciugamano per il viso, quelli che, con cui magari ti attappano o il culo o la fascia conservato. Questa qui, questo è quello del culo di Nelly. Dove sta? Sì. Comunque stavo a fare una riflessione, sta di più cose intelligenti Pathos che Nelly, che ne pensi? Qua esce un discorso interessante. Beh. 120, che non manca mai ovviamente. Link in descrizione, mi sembra. Certo, sempre. Allora ragazzi, link in descrizione e tra le tutto. Sta sempre con me, le mie match. Comunque siamo tranquillo, si capisce il livello di tensione perché ogni tanto, capito, senti che sudi di più. Io ogni tanto scarico la lezione così. È vero, fai i balletti così. Abbiamo ripassato il passo faccio... questa sera. Così, eh. Ogni tanto faccio qualche strillo. Dai. Oh, io vi scrivo, eh. Cioè. Dai. No. Sto io col telefono. Oh, te scorda il pass, eh. Presa. Ciao, ragazzi. Vabbè. Dai! Mi raccomando, se non mi rispondi te meno proprio, eh? Tranquilla, metto modalità aereo. Questo è il momento che esco di casa e so che ci ritorno quando il match è finito, capito? Quindi è sempre il momento in cui chiudo gli occhi un attimo, rifletto, mi tocco il cuore e dico cazzo, ci devo tornare convinto. Dai Pathos. Dai Pathosino. Dai. Vedete, raga, qua ci stanno tutti i tavoli dei VIP. E là ci sta. Cioè, qua non c'è tavolo, raga. Cioè, qua stanno a parlare di una roba mondiale, pazzesca. Vabbè, ragazzi. Massa che produzione figa, eh. No, un'altra storia, Matti. Ma un po' di che hanno già fatto MMA? Sì, tre match, 3 KO subito. Ah, proprio così? Sì, uno una presa, una leva al piede, due... dei pugni. Secondo me forse più livello all'inizio e più si schioppa. Sì, comunque sì. Che dite? Reintegro? Madre. Non è vero, ma che non mi dite? Aspetta, ragazzi. Ma adesso poi quando si schermo, dai tutto. Raga, questa già l'avete vista al primo match. Maschera di Leonardo. C'è il buco ufficiale. Ah, ma è Leonardo. All'ingresso. Ma provavola. Benvenuti in questo nuova puntata di Quartieri Criminali. Ah no, no. Hai chiesto i precedenti? No. Vieni da side. No. Piano, non li posso. Non è un video sui quartieri, ragazzi. Hanno sequestrato la birra. Oggi siamo al match. Ecco perché mio padre si chiama Francesco Bruni. No, quando siamo arrivati. Sì. Tanto movimento. Tante no, tante no. Molto bravo, poi seguivi bene, Roberto. Pure la prima. Questi da in sinistra. Fanno imbruttiti.
anche. La tensione si fa sentire, però diciamo che. Vabbè, mo che tra... diciamo a Tio, potremmo dire. Dai. Io non ceno da. Io, cioè, l'ultimo pasto ho fatto ieri sera a cena. E per te peggio che mai. Ci si chiude lo stomaco. Ci si chiude lo stomaco, è normale. Però dai. Però ovviamente qua, quando c'è Mattiana che io fanno vedere svagando. Poi c'è pure un altro ragazzo molto sofferente di cui non facciamo il nome. Ragazzi, qui la situazione è questa. C'è Leonardo Caputi, atleta 120, che avete visto ovviamente il video di ieri del face to face, che entrerà per terzo, sarà il terzo match appunto della serata. E poi mi sembra come sesto c'è appunto il nostro Roberto Viva. Si comincia la 12ª gara Super Fight Roma. Vai sul dar mio, vai sul naso mio, sul cellulare mio. Hai stretto tanto qua, Mattia, va bene? Sì, sta la pelle, prima all'inizio così. Perché me lo chiamo? Regà, ci stiamo andando a fare un giro, vi faccio vedere un pochettino la situazione che è piuttosto croccante. Dai, regà, dai! Allora, che dici, come stai? Tanto qui match clamorosi. Cioè, sta succedendo tutto a sti match. Questo è il secondo match della serata. Pazzeschi, raga, pazzeschi, ve lo dico, pazzeschi. Grazie. Se sei campionato mondiale, il 2019. Numero 1, Cristian De Sica. No, Multiverso. A Milano non manco mai quando c'è. Guarda, pure il fratello. In tutto questo c'è Leonardo Caputi che sta facendo l'entrata. È un match Savat Pro 63,5 kg. Vince con il verdetto unanime a Leonardo Caputi! Dai, Leo! Complimenti a Leonardo Caputi! Dai, cazzo! Dai, che mancamento live su YouTube ci fa visualizzazioni, vieni, dai! Ragazzi, abbiamo dato tutto, fino all'ultimo. Dai. L'anima, il cuore, le palle vere. Solo stanchezza, capito? Sì, no, ci stiamo. Dai, ieri. Allora, io voglio sparancarci un genso da cuore. Baciato. Questo che è stato al quinto match? Va bene così. Ora, Scattoso, destro gancio, cambia guardia, subito stesso braccio, ritiriamo qua, te preoccupare, al braccio. Quella è la cosa strana che può fare. Intanto il backfist però tutto della. Quindi il backfist destro, oddio. Tutto da sempre. Ok, hai kick sinistro o backfist destro? Roberto Pacheco!
Instagram di messaggi perché DAZN non funziona. Purtroppo, regà, la colpa non è mia. E stanno cercando di risolvere. Adesso Mattia purtroppo l'ha saputo, però vabbè, adesso stiamo svagando e stiamo dicendo che stanno risolvendo, anche perché forse per il match di Mattia dovrebbero risolvere la situazione, quindi staremo a vedere. Comunque adesso entriamo, che la situazione è abbastanza tesa. Stiamo agitati, regà, dai. Già diretto. Cambio guardia. Adesso braccio basso. È la Yamoto. Cazzone, è la Yamoto. Ieri ho fatto spagheggiato. Spara tanto i gerbi, tanto le sue. Spara i gerbi, no? 300. 300 all'ora lunghi, lunghi. Ragazzi, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, sono passate circa 50 ore dal match, è successo di tutto, regà. Mi sono tolto il sudore da addosso. È vero, manco sembra che hai combattuto più. No, davvero. C'ho un mal di testa che sto a schioppare, regà. Meccione, anche se l'ho visto ma non l'ho visto perché non c'avevo proprio lucidità, cioè io stavo sotto a bordo ring, stavo così però non capivo niente. C'avevo la mente tutta annebbiata. Ho visto solo che una certa stava per terra, ho detto vinto. Comunque dai. No, che tra l'altro dopo il primo knockout, perché io ho fatto il variant, il calcio mio, e poi ho messo il gancio che l'ho preso proprio sulla tempia. Poi quando mi confesso una cosa, quando lui si è rialzato, ho ripreso,
lui mi ha messo un gancio sinistro sulla tempia, non ho, mi sembra che un gancio, dico porco due, l'ho sentito, ho fatto il vago, in servizio, però dice, ah, non vedi che roba, fammi stare attento, guarda se questo mi entrava per terra. Hai sentito un po' il gancio? Sì, 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 ho sentito, infatti ho detto fammi stare lucido. Quindi era pure un po' duretto con i colpi. Ma lo sai qual è il fatto? I guantini, ti giuro, sti guanti non mai usati quanti così, erano proprio vuoti. Io quando mi sono messo dico, porca miseria, questi quanti si ammazzano? Senza faccio 10 riprese le bugie con quelli. E comunque so contento. Abbiamo so fatto contento, un bello show. Sono contento perché c'era tanto pubblico, abbiamo fatto sold out, e tanto affetto. E ogni tassello stava messo al posto giusto. C'erano anche Cristian De Sica, Maccio Capatonda, un sacco di ospiti, e sai, oddio, mo se ne dico tutti soffendo. Infatti, meglio no, basta, fermati. E tutta la starda, no scherzo, basta. e quindi però, sai, DAZN, televisione, sponsor, pubblico, però adesso poi tocca a te, cioè, tu hai messo tutti i tasselli a posto ma ancora non hai fatto un cavolo. Certo. Perché uno si pensa, ah, che bello, no? L'organizzatore fa, ok. Ah, invece no, io in questo momento, che lo vivo anche in questo momento, perché non riesco a far solo l'atleta, cioè, sto sempre in testa, capito, sponsor, dai, cerco quello, facciamo il video perché creiamo hype. E poi però arrivo qua che non ho fatto ancora nulla, cioè devo combattere e fa bene, perché poi la giostra continua. Allora certo, e niente, sono contento però che il match è andato bene, fa alla grande. E adesso dobbiamo pensare a fare il prossimo annuncio, che sarà quello del titolo. Esatto. Che adesso voglio solo quello. No, assolutamente, che è la cosa più importante. Intanto, step per step, è ciò che conta. Tanto qui, sì, voi non vedete, ma c'è un pubblico anche dietro, la telecamera, oltre che... Comunque, ecco, dimmi se si vede il bosso. Si vede allora il bosso? Madonna, sì. Vabbè, con il sul nero non si vede qua. Marca Padosca. Sì. Si vede un po' o no? Dall'an si vede. Dimolo, dimolo, andiamo in Olanda, famo vedere un sacco di cose che proprio manco su Marte vedete. E poi io sti giorni stiamo a portare un video al giorno. Oggi, ieri, l'altro ieri, forse pure domani. Quello di 50 anni, hai Tu che tutti. Ma quante di più di 50 anni? No, pure di più. Che, e poi forse pure domani ci può essere una sorpresa per loro, forse. Non è sicuro, forse. Lo farei solo per te, per tutto. Ah, quella cosa, sì. Hai capito? Sì, quella è top. Perché stava a dire? Secondo me è top quella. Se svegliamo l'ora e tira tanto io non dormo, andiamo lì. È da fa? Che stai a fare? Che vuoi? Sì, c'ha ragione. Ci sta a fare così come per dire che stiamo a parlare troppo. Va bene, allora a questo punto vai. Secondo me grazie a tutti per il sostegno. Grazie a tutti, raga, veramente. Grazie a tutti e come il panico, mo. Un momento a dormire un attimo. Ma che dormi? No, dormo 22 giorni io. Oh, raga. Ci vediamo alla prossima. Sì, seguite The Shield of Wrestling. Dai, raga. Oh, a proposito, stiamo quasi a mezzo milione, manca pochissimo. Mezzo milione di iscritti. Oh, sto video più cuore di domani ci arriviamo, dai. Mezzo dai, milione di iscritti, manca pochissimo, raga. Grazie a tutti coloro che si iscrivono, grazie a tutti coloro che ci supportano. Stiamo carichi e pallettoni, abbiamo vinto e alla prossima famo ancora meglio. Dai, regà. Dai, regà. Volevo bene. Dai.